Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale facciamo un ultimo bilancio per quel che riguarda il contagio da coronavirus. C'è un primo caso di paziente positivo e un primo decesso a Vietri sul Mare, mentre si registra un secondo caso a Mercato San Severino. L'annuncio è stato dato dal sindaco Antonio Somma. Si tratta di una donna di 70 anni per la quale la famiglia anche ha autorizzato a fornire le generalità. Intanto aumentano i contagi da coronavirus anche a Scafati. Il primo servizio. Primo caso di paziente positivo al coronavirus e primo decesso a Vietri sul Mare. È stato il sindaco della città costiera Giovanni De Simone, con un post sul suo profilo Facebook, ad annunciare della morte del suo concittadino. Purtroppo è giunta la notizia di un caso positivo al tampone di Covid-19 a Vietri sul Mare. Si tratta di una persona di Molina deceduta l'altro giorno. Così il primo cittadino, invitando tutti a mantenere la calma e più che mai a restare a casa rispettando tutte le misure che sono state predisposte. Secondo caso di coronavirus invece a Mercato San Severino, l'annuncio anche in questo caso del sindaco Antonio Somma. Si tratta di una donna di 70 anni attualmente ricoverata presso l'ospedale Fucito, di cui sono state rese note anche le generalità per volere dei familiari. In un messaggio alla cittadinanza, il sindaco Somma del comune della Valle dell'Irno ha reso note le generalità della persona contagiata. Si tratta della 70enne Rita Marra. È stato attivato il protocollo per risalire e identificare tutti i contatti recenti della signora e per far scattare le misure di accertamento del contagio e l'eventuale isolamento previsto in questi casi. Rinnovo ora più che mai, ha detto il sindaco Antonio Somma, l'invito a restare a casa, ad evitare contatti, ad essere responsabili, a seguire con la dovuta osservanza tutte le disposizioni emanate negli ultimi giorni. Intanto aumentano i contagi da coronavirus anche a Scafati. Ora sono 8, gli ultimi due casi riguardano due cittadini che attualmente sono ricoverati in ospedale. Di mattinata era circolata erroneamente su alcuni siti online la notizia sul dottore Toro relativamente alla sua morte. Tramite il legale, l'avvocato penalista Michele Tedesco, arriva la precisazione: riteniamo opportuno specificare che il dottore è tuttora ricoverato presso l'unità operativa di immunodeficienze e malattie infettive di genere dell'ospedale Cotugno di Napoli. Le sue condizioni sono cliniche, appaiono stabili e prosegue la terapia sotto il controllo dell'equipe diretta dal dottor Vincenzo Esposito. La notizia dunque che era circolata sulla morte del dottore Toro non è assolutamente veritiera. Ed intanto sono cominciati questa mattina a Salerno gli interventi di sanificazione. La prima area interessata è stata quella antistante la palestra del Pala Tulimieri, la struttura che durante tutto questo periodo di emergenza accoglierà i senza tetto. Il mezzo polifunzionale della Protezione Civile passerà per tutte le strade cittadine, e intanto per incrementare le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 è stato disposto l'impiego di 60 unità delle forze armate nelle aree della provincia di Salerno. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il primo cittadino, Vincenzo Napoli. Sentiamo cosa ha dichiarato. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, aspetta l'esercito e punta l'indice contro qualche imbecille che non rispetta le restrizioni per il contenimento del coronavirus. In una lunga intervista rilasciata alla nostra redazione, le previsioni e le speranze del primo cittadino. Sindaco, buongiorno. Qual è la situazione, qual è il bilancio nel primo giorno di primavera? Bene, oggi è il primo giorno di primavera e mi era addirittura sfuggito, per la verità, in una situazione di grande angoscia che pervade un po' tutti i miei concittadini e che però induce ad avere atteggiamenti razionali e consapevoli. La consapevolezza e la razionalità devono essere la linea guida dei nostri comportamenti per i prossimi giorni. Allora, le determinazioni che sono state dettate: evitare di uscire nel modo più categorico, evitare contatti a meno di un metro di distanza da un'eventuale avventura, sono le uniche cose che consentono di rallentare l'epidemia, l'unica cosa che consente di rallentare l'epidemia. Quindi ciascun cittadino
è responsabile della sua salute e anche di quella degli altri. È un carico di responsabilità che ciascuno di noi deve sentire sulle proprie spalle. Grande responsabilità dalla parte della gran parte dei salernitani, però continuano a vedersi assembramenti, persone in strada, nonostante gli inviti da parte delle istituzioni. Il governatore De Luca ha chiesto all'esercito la sanificazione delle strade a Salerno. Arriverà quando? Allora, noi stiamo facendo un lavaggio con disinfettanti per tutte le strade. A far conto, da questa sera inizia una sanificazione a cura della ASL, che io ho chiesto ed ottenuto. E quindi partiremo dalle frazioni alte e scenderemo in tutta la città. Comunque credo che sia postato anche sul mio profilo il calendario di queste sanificazioni. Ma diciamo, stiamo andando avanti con questo lavaggio delle strade con disinfettante ed ora avremo il supporto ulteriore dell'ASL, che farà anche una sanificazione con modalità che sono proprie delle sanificazioni. E c'è bisogno però anche dell'esercito, sindaco? Io ho chiesto per la verità qualche giorno fa al prefetto, formalmente ho chiesto con una mia lettera, che la città fosse supportata anche dall'esercito. In che senso? Noi abbiamo le forze dell'ordine, devo dire che col prefetto ci muoviamo in perfetta sintonia, le forze dell'ordine, abbiamo la nostra polizia municipale, abbiamo la protezione civile, che stanno dando prova di un grande senso di responsabilità e di una grande abnegazione. Ma noi abbiamo per esempio un corpo di vigili urbani attempato, c'è bisogno che si venga supportati, e un'attenzione la si può avere anche con un paio di pattuglie dell'esercito. Io ieri ho partecipato ad una call con il sindaco di Napoli, con il prefetto di Napoli, con alti gradi militari, prefetto di Salerno e questore di Salerno, nella quale abbiamo ricevuto assicurazioni che in seguito all'iniziativa del presidente De Luca sarebbero state dedicate 100 unità alla regione Campania, in misura di 60 alla provincia di Salerno e 40 alla provincia di Napoli. Sono un primo lotto, diciamo, di disponibilità, credo che ne verranno degli altri, ma comunque sono un'ulteriore azione di verifica e controllo sui meno rispettosi della propria vita e di quella degli Quando altri. Arriveranno i militari, sindaco? Intanto già si sono visti gli elicotteri. Sì, ci sono degli elicotteri che stanno patrogliando il litorale e stanno patrogliando anche gli altri luoghi della città con un'azione di dissuasione evidente. E questo è un altro dato positivo. Noi facciamo girare continuamente una macchina che ricorda ai nostri concittadini quali sono i loro doveri civici e morali, che poi scappa il solito imbecille che scappa dalle reti del controllo. Che vogliamo fare? Purtroppo fa parte del. Intanto il sindaco è il primo a dare l'esempio da oggi in smart working da casa, sindaco. Sì, io mi sposto al comune proprio per casi assolutamente indispensabili. Mi brucia tutto questo, però credo che sia un segno di rispetto anche per gli altri. Io mi leggo al comune proprio nei limiti del minimo indispensabile. Sindaco, si sente di fare delle previsioni quando ne usciremo, che è la domanda più frequente che si fanno tutti? Noi ci atteniamo alle regole prima se ne usciremo, questo è quanto. Io sto coltivando in questi giorni di grande angoscia anche delle letture, mi vado convincendo che da questa contingenza si esce facendo diminuire sensibilmente, drasticamente i contatti e quindi i contagi. Questo non ci porterà fuori dalla pandemia, però darà tempo per trovare un vaccino, per trovare le cure, per non incolpare gli ospedali, perché se noi ci atteniamo alle regole probabilmente gli ospedali non verranno presi d'assalto colmando tutte le disponibilità che hanno, e in guisa che a quel punto un'altra persona non può essere ricevuta perché tutti i posti sono stati occupati, perché tutti ci siamo colpevolmente contagiati, e questo bisogna capire. Ecco, da questo punto di vista, sindaco, Salerno è pronta, le strutture di Salerno sono pronte, perché a quanto pare noi ci auguriamo di sbagliare, le previsioni dicono che il picco ancora non c'è stato. Salerno è pronta a gestire il picco? Io credo di sì e spero di sì, ma credo di sì, perché il presidente Luca ha dato delle direttive precise e abbiamo già immaginato che da Procida possa divenire un luogo di ulteriore supporto in un eventuale picco. E quindi credo che stiamo nelle condizioni di poter reggere il picco.
Grazie. Un momento difficile per lui e per la famiglia, la consapevolezza che siamo dinanzi ad un virus invisibile che si può incontrare in ogni luogo. L'appello a restare a casa arriva anche dal deputato salernitano Edmondo Cirielli, risultato positivo al Covid-19, è a casa, sta guarendo, ma ancora c'è bisogno di tempo per rimettersi completamente in sesto. Noi l'abbiamo ascoltato telefonicamente. Sta molto meglio nella sua abitazione, ma l'incubo che lo ha coinvolto da quando ha scoperto di essere positivo al coronavirus non è ancora terminato. Le sue condizioni sono buone, persistono però una serie di sintomi, ma è fiducioso che presto passerà anche questa fase. Così il deputato di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, che abbiamo sentito telefonicamente, un momento difficile per lui e la famiglia, la consapevolezza che siamo di fronte ad un virus invisibile che si può incontrare in ogni luogo, da qui l'appello dell'onorevole a restare a casa. Beh, direi insomma meglio, non guarito del tutto, perché purtroppo è un virus molto subdolo e persistente, nel senso che oscilli le giornate che stai meglio, giornate che stai peggio, magari mezza giornata stai bene, mezza giornata stai male, quindi è un su e giù che non ti dà la sensazione di essere guarito mai, sempre una forte stanchezza, un po' di giramenti di testa e insomma tosse intermittente. Io non ho avuto grande febbre nel corso della malattia, ecco, insomma sono ormai quasi 2 settimane che ho iniziato i primi sintomi e non sono ancora del tutto guarito, che è una cosa molto anomala, altro che normale influenza, come alcuni avevano detto all'inizio, minimizzando e facendo un grave errore per tutti quanti noi. Onorevole, lei è stato il primo in famiglia a scoprire di avere il coronavirus, con lei ovviamente anche le altre persone del nucleo familiare, la sua compagna, il piccolino nato da pochissimi giorni. Sì, diciamo che tutto il nucleo familiare ristretto che ha vissuto con me nella stessa casa, quindi anche purtroppo la figlia della mia compagna che ha 8 anni, sono tutti positivi, e diciamo che le altre persone con cui sono venuto a contatto sono tutte asintomatiche, però proprio qualcuno ha avuto un po' di tosse, probabilmente insomma non hanno fatto il tampone, ma magari si sono positivizzati. È un virus molto aggressivo, molto contagioso. Io sono stato molto attento prima di prenderlo, nel senso che mi lavavo tantissimo le mani, cercavo di non toccare niente, ma il fatto di aver frequentato la camera, dove comunque c'erano 5-6 mila persone al giorno, di cui la metà del nord Italia, sicuramente avrà fatto in modo che magari al bancone del bar e della camera posso averlo preso, perché ecco, da quanto sta dichiarando, magari qualcuno anche asintomatico ha sparso il virus. E quindi magari ho toccato con le mani. Ecco, onorevole, da quanto sta dichiarando, un appello quindi a restare il più possibile a casa, perché qualsiasi ambiente può essere contaminato a prescindere dai contatti tra persona e persona, si sente di dire questo? Beh, innanzitutto è chiaro che bisogna rimanere a casa, perché questo è l'unico modo per sconfiggere il virus. Il virus cresce e si alimenta negli organismi delle persone. Dopo un po' di tempo, insomma, nell'80-90% dei casi è lo stesso organismo che lo sconfigge, quindi se riusciamo a stare 15-20 giorni in casa un po' tutti, lo ammazziamo, nel senso che si estingue da solo il virus. Il tema è che ci sono alcune persone che sono costrette per lavori e per servizi essenziali ad andare in giro, ma tutti devono essere molto prudenti, bisogna innanzitutto portare la mascherina, se si è costretti a uscire, stare attenti a non toccare nulla, anche oggetti che tocchiamo che hanno toccato altre persone. Il virus si trasmette molto sul contatto sugli oggetti. Io stesso l'avrò preso così, perché non sono stato vicino dal punto di vista respiratorio a nessuno in maniera particolare nei giorni precedenti, ero stato abbastanza attento. Cosa ne pensa lei dell'impiego dell'esercito per aumentare la repressione sul territorio? Beh, ovviamente
è un po' una sconfitta della comunità cittadina, perché noi non dovremmo avere bisogno dell'esercito, delle forze dell'ordine per capire che questa misura, che è stata presa tardivamente, perché il governo all'inizio ha preso sotto gamba questa epidemia, ma ora che si è andati nella giusta direzione dovremmo farlo da soli. È chiaro che purtroppo non è così, molta gente ignorante, presuntuosa, egoista, e quindi c'è bisogno di chi ci ricorda di rispettare le regole, e siccome le forze d'ordine non sono sufficienti per presidiare per un'emergenza così grave il territorio, ben venga l'esercito, perché insomma si capisca bene che le forze dell'ordine e le forze armate devono essere messe in condizione, come gli operatori sanitari, di non ammalarsi. Abbiamo l'ultima polemica, insomma, la protezione civile, il governo Conte, il PD 5 Stelle ha mandato ai nostri medici e infermieri delle mascherine ridicole, la regione Campania nel caso specifico non ha colpa, però se il governo fa schifo non è una buona scusa per non fare nulla, quindi auspichiamo che in tempi rapidi nei nostri ospedali, così come i nostri militari, le nostre forze dell'ordine, abbiano i mezzi idoni per non ammalarsi a loro volta e non far ammalare altre persone, perché se facciamo ammalare anche loro, è dove vogliamo arrivare, insomma. E dalla testimonianza dell'onorevole Cirielli ci sono sicuramente tanti spunti. Anche noi facciamo appello al senso di responsabilità che voi, di voi che siete a casa, che in questo momento ci state seguendo, limitate al minimo gli spostamenti, lo diciamo sempre e continueremo a ripeterlo, non ha senso trovare una scusa per poter uscire anche più volte al giorno, più si esce più si ha la possibilità di poter incontrare il virus, di infettarsi o eventualmente di infettare i familiari più stretti e poi trovare in difficoltà in strutture sanitarie che potrebbero andare al collasso qualora il numero dei contagi possa raggiungere numeri da non poter gestire con un'ordinaria emergenza sanitaria. Ed intanto a Nocera la situazione non è diversa rispetto ad altre parti della città di Salerno. In alcuni comuni dell'agro-nocerino le persone sono rispettose, restano a casa, in molti altri punti invece si ritrovano con continue persone a passeggio che sono state anche segnalate e sanzionate. Sentiamo. Io qualcosa, in modo che non ci scordiamo, capito? Cronisti in strada, in prima linea, in trincea, come il personale sanitario, come le forze dell'ordine, come tutti coloro i quali lavorano in comparti che non si possono fermare. In strada anche questa mattina, come sempre, più che mai in una situazione emergenziale, è il lavoro dei cronisti, è la loro missione. Si ripete il giro di ricognizione per constatare se la gente dell'agro abbia capito o se anche qui dovrà arrivare l'esercito invocato dal governatore De Luca. Ore 11 si parte da Pagani per percorrere subito l'attigua via Grimaldi, immediata periferia di Nocera Inferiore. Per strada poca gente, per la spesa per lo più. Sembra che il messaggio sia passato. Le strade sono semivuote. Poche centinaia di metri però e la scena cambia. Al centro c'è molto da lavorare per carabinieri e polizia. Parecchi sono sprovvisti di autocertificazione. In tanti vengono fermati e rispediti a casa. A volte le forze di polizia sono costrette a usare anche toni alterati. La gente sembra non capire. Strada statale 18, vuota. Si arriva facilmente a Nocera Superiore e qui le persone sembrano davvero aver capito. La cittadina è quasi deserta. Incontriamo il sindaco. La situazione a Nocera Superiore è sotto controllo grazie allo sforzo dei volontari della Protezione Civile, dei volontari della Croce Rossa, delle forze di Polizia Municipale e dei carabinieri della locale stazione. Stiamo effettuando un monitoraggio costante anche di chi si muove sul territorio. Invitiamo quindi, anzi non invitiamo, obblighiamo i cittadini ad attenersi alle disposizioni del DPCM e dell'ordinanza sindacale, che prevede che non si può passeggiare, non si può camminare per strada,
si ci può muovere solo per motivi di salute, di lavoro e di necessità, ma individualmente. Chiunque sarà trovato in compagnia di altri sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, quindi tutti a casa. Ci sono 20 denunce e la polizia locale in queste ore sta andando a limitare gli assembramenti che si formano all'esterno dei supermercati, delle farmacie, stanno fermando per strada chiunque anche in autovettura si muove con 2-3 persone, perché abbiamo trovato anche famiglie che camminavano in macchina normalmente come se nulla fosse. Ricordiamo ai cittadini, non solo di Nocera Superiore, ma a tutti coloro che ci ascoltano, che in questo momento è responsabilità di ciascuno attenersi alle regole comuni che ci siamo dati. È un momento difficile, delicato, da non sottovalutare. Sanese, sì, lo abbiamo detto in più occasioni, è una comunità di destino e mai come in questo momento ciascuno di noi, da ogni comune dell'Agro, si attenga alle ordinanze, alle disposizioni che sono in essere nei diversi comuni a livello nazionale. Quindi restiamo a casa, perché da questo dipende il destino di ciascuno di noi. E durante questo periodo ovviamente non si fermano neanche i ladri, hanno svaligiato una casa e poi si sono nascosti sotto il letto. Sono stati arrestati dai carabinieri, si tratta di 2 ladri di origini straniere. Sentiamo. Furto in casa al tempo del coronavirus a Battipaglia, arrestati 2 marocchini. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della locale compagnia, intervenuti mercoledì sera su segnalazione in via del Centenario, all'interno di un appartamento vuoto al piano terra di uno stabile. Nell'abitazione i militari dell'arma hanno scoperto sotto i letti 2 marocchini di 25 a 32 anni senza fissa dimora. I ladri erano entrati da una finestra, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 2 orologi e della patente di guida del proprietario di casa, poco prima asportati e successivamente restituiti. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Salerno e deferiti anche per inosservanza del decreto del governo sulle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus. Dai primi mesi dell'anno la compagnia dei carabinieri di Battipaglia è fortemente impegnata con i reparti dipendenti in controlli straordinari del territorio per la prevenzione di reati predatori, e lo scorso 6 marzo i militari dell'arma hanno dato esecuzione a 9 provvedimenti restrittivi a carico di una banda di rumeni, tutti pregiudicati, che nel 2018 aveva messo a segno circa 25 furti ai danni di aziende operanti nei territori di Battipaglia, Monte Corvino Pugliano e Ponte Cagnano Faiano. Ed il Covid ovviamente ha messo in ginocchio tanti lavoratori di ogni categoria, i piccoli pescatori a Salerno non fanno eccezione, nonostante le autorizzazioni a poter andare per mare la domanda è pari a zero, sia industria che il porta a porta, la situazione ormai è al collasso per qualsiasi tipo di settore merceologico, sentiamo. La paura del virus, del contagio, la psicosi collettiva ha paralizzato tutto, anche e soprattutto i piccoli pescatori a Salerno, che continuano a prendere il mare, ma trovano sempre meno persone, meno clienti pronti ad acquistare i prodotti ittici. Al Masuccio Salernitano i pochi gozzi che rientrano in porto hanno le casse piene di seppie, ma praticamente nessun acquirente. Ci si industria con il porta a porta, si sono dimezzate le uscite e si pensa di tirare addirittura le reti in soffitta. Continuiamo ad andare a pescare perché giustamente è un bene primario e bisogna, anche il pesce bisogna mangiarlo, quindi noi continuiamo ad andare, le richieste sono pochissime e cerchiamo di lavorare con il telefono, abbiamo le prenotazioni e le persone le portiamo direttamente a casa noi, anche se è una cosa limitata qua nei quartieri, diciamo, perché non si può andare in altri quartieri, non si può arrivare magari a Mariconda, non si può arrivare a Forni, non si può arrivare, cioè, quello che riusciamo a fare, e infatti non è che peschiamo tutti i giorni, facciamo 1 o 2 giorni massimo a settimana e cerchiamo di campare anche noi, perché noi comunque siamo pescatori, siamo gente senza stipendio e abbiamo bisogno di andare a lavorare anche noi. Io penso che a questo punto siamo arrivati al punto di avere molto più paura per quanto riguarda questo coronavirus, perché di solito, a parte che la televisione ormai ci sta impaurendo talmente per il fatto che non ci sono medicine, gli ospedali al nord e nord, eppure vediamo quanti morti ci stanno, ma qua se succede qua, ragazzi miei, è finita, dove andiamo? Allora la paura ci sta, cioè, i figli ce l'abbiamo tutti quanti qua, bene o male, ce l'abbiamo tutti i figli,
purtroppo è un momento particolare, se riusciamo a fare tutto quello che ci dicono di restare a casa, di noi purtroppo la mattina dobbiamo scendere, andiamo a pescare, cioè abbiamo il foglio del Ministero con l'autorizzazione data dalle cooperative e andiamo a lavorare, poi finisce e corriamo subito a casa tutti quanti e se ne parla domani mattina. Noi ci svegliamo alle 4:30 di mattina, ci alziamo, scendiamo già con la mascherina, già da casa si scende, si mette in macchina, vieni qua, una volta salito sulla barca scendiamo la mascherina, andiamo a pescare, ritorniamo, ecco adesso vi siete trovati voi così per caso, tornate, una volta che abbiamo finito di vendere il pesce mettiamo nelle macchine e ce ne andiamo a casa e finisce la storia. Prima, qua era un casino, qui ci stava gente che andava, veniva, gente che compravano il pesce, era anche un'attrazione per Salerno, certo. Perché questa gente che passeggiava sulla lungomare con i carrozzini, le cose, venivano qua con i bambini che salivano sulle barche, era anche un'attrazione per la città di Salerno, perché comunque siamo una città di mare, siamo una città di pescatori e quindi era anche bello questa cosa che... E adesso come però fate? Purtroppo... Li portate a casa? Portiamo a casa, sì, li chiamiamo, io domani so che la signora Tot vuole Tot pesci, io domani mattina vengo, glielo pulisco, lo metto nel bus, vado sotto casa, sotto al portone, lo metto nell'ascensore e finisce la storia, insomma, questo è, però è uno o due giorni a settimana stiamo lavorando così. Ed intanto un'azienda di Montecorvino Rovella, la Sartoria Italiana, ha sospeso temporaneamente la produzione di abiti di alta sartoria in attesa che i tempi cambino, si è messo a produrre mascherine. Sentiamo. Si sono messi a produrre mascherine per venire incontro alla forte richiesta del dispositivo di protezione. Così Sartoria Italiana di Montecorvino Rovella, azienda artigianale che produce abiti e li distribuisce in tutto il mondo con 45 dipendenti, ha deciso di affrontare la crisi. La produzione è ferma, c'è crisi, l'azienda non può consegnare perché la merce anche prodotta non viene ritirata dai clienti e Gerardo Gallo ha deciso quindi di mettere in produzione le mascherine per aiutare almeno a risolvere questo problema della grande crisi legata al coronavirus. Il titolare dell'azienda Sartoria Italiana nel comune di Montecorvino Rovella, un'azienda che occupa circa 45-50 persone nel settore del capospallo, ossia giacche, cappotti e abiti. Visto la situazione del coronavirus in questo momento si è creato un clima di crisi profonda, sia per noi che per tutte le aziende italiane ed estere. Noi distribuiamo il nostro marchio Jerry Gay, come vedete alle nostre spalle, quindi in campo nazionale e internazionale. In questo momento i nostri clienti maggiori sono in forte crisi dovuta alla corona, quindi sono chiusi e noi in questo momento ci stiamo adoperando per creare un po' di attività sociale per i nostri enti, comuni, ospedali, banche, per cercare di fa fronte alle esigenze di mascherine, quindi siamo convertiti in questo momento a fare delle mascherine che sono igienizzate al caldo, che danno modo di proteggere le persone in questo momento del coronavirus che sta girando un po' in tutto l'arco nazionale. Ed intanto, mentre il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia nuove decisioni da assumere per fermare i contagi e potenziare i servizi di cura alla persona, l'associazione Angela Serra ha lanciato una raccolta fondi per attrezzare l'ospedale da Progida. L'obiettivo è quello di raggiungere quota 50.000 euro. In pochissime ore già tanti salernitani hanno aderito all'appello. Sentiamo. Aiutaci ad aiutare, lo slogan che l'associazione Angela Serra di Salerno ha lanciato per sostenere un progetto di solidarietà in accordo con la Direzione Generale Sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, ha lanciato una raccolta fondi da Procida contro il Covid-19 per attrezzare il plesso di via Salvatore Calenda per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 acquistando un apparecchio per fare radiografie toraciche ai pazienti allettati. L'obiettivo è quello di raggiungere quota
a 50.000 euro, già stanziati 5.000 euro dalla stessa associazione, ma sono in tanti i cittadini salernitani che stanno già facendo valere il loro sostegno proprio in queste ore. Insieme contro il virus si può, e quanto ha rimarcato anche questa mattina il presidente della sezione di Salerno dell'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, Arturo Iannelli. Anche noi, come tutti, restiamo a casa per combattere l'epidemia da coronavirus. Dobbiamo restare a casa. Dobbiamo farlo soprattutto per aiutare le fasce più deboli, i pazienti oncologici, che non possono restare a casa, loro devono continuare a fare le terapie. Anche i nostri servizi continuano, assistiamo i pazienti online o col telefono, facendo un ponte con i medici e mettendoli in contatto qualora ci fossero necessità. Ma da casa abbiamo pensato che dobbiamo fare qualcosa anche noi, non possiamo rimanere così. E pertanto abbiamo contattato l'azienda ospedaliera di Salerno, che sta allestendo un ospedale Covid-19 Alda Procida. Abbiamo chiesto in che maniera potevamo essere d'aiuto e ci è stato chiesto di dare una mano ad acquistare attrezzature. Noi abbiamo praticamente aderito alla campagna pensando di acquistare un attrezzo che servirà per fare radiografie polmonari a letto direttamente ai pazienti. È una cosa vitale, utile sicuramente in questo momento. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere 50.000 euro, che dovrebbe essere il costo dell'apparecchio. Abbiamo lanciato ieri una campagna, abbiamo stanziato dalla sede di Salerno 5.000 euro, abbiamo già ricevuto 3.000 euro di contributi circa. Vi chiediamo di darci una mano a raggiungere questo obiettivo. Il coronavirus non aspetta. La settimana prossima dovremo avere un picco importante anche in Campania e a quel punto la differenza la farà solo se saremo attrezzati con gli ospedali, con gli attrezzi giusti e con i macchinari per combattere questa epidemia. E quindi noi ci siamo, ci vogliamo essere, ma non possiamo raggiungere l'obiettivo senza il vostro aiuto. Pertanto aiutateci a raggiungere l'obiettivo dei 50.000 euro per acquistare questo apparecchio. E si chiama invece Tutti Dentro il progetto lanciato dai Villa per Bene e da Unitalia, il grande successo su YouTube e sui social di Casa Vincenzo, il pupit del popolare gruppo comico salernitano, sarà occasione e strumento per una raccolta fondi per la lotta al Covid-19. Sentiamo. Buongiorno e benvenuti. Qui è il vostro, il sempre vostro. A volte con gli amici capita di pormi una domanda. Ma sono io che non mi so spiegare o sei tu che non capisci? Nel vostro caso non ho dubbi. E infatti io e voi non siamo amici. La simpatia dei Villa per Bene al servizio dell'emergenza coronavirus. Il popolare gruppo comico salernitano sta impazzando in questi giorni sul web con la irriverente riproposizione di uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero Pupit Casa Vincenzo. Grazie all'originalità del progetto Tumitubi, l'esperienza di Unitalia, la penna creativa dei Villa per Bene, il genio di My Muppet, la voce unica di Leandro Cioffi ed ecco la quadra perfetta di un gruppo di amici al servizio del territorio. Il racconto ironico e dissacrante di come il governatore della Campania stia vivendo in prima linea la lotta al coronavirus ha ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube, tantissime le condivisioni sui social e se tutto questo non bastasse, le chat di WhatsApp impazzano con gli esilaranti video sulla quarantena campana. Non sono mancate a questo punto le attenzioni di diverse aziende del territorio pronte a diventare sponsor delle seguitissime pillole web. Il progetto è allettante, il momento difficile, le persone impegnate nella divertente e sagace iniziativa sono tutte lavoratori autonomi in questo momento fermati dal virus che fa tremare il mondo, ma di fronte ad un problema così importante non bisogna pensare al singolo ma al bene comune, ed in questo momento il bene comune è supportare come si può l'emergenza in atto. Ed allora tutti dentro, Unitalia, i Villa per Bene, My Muppet, Leandro Cioffi fanno fronte comune e decidono di fare la loro parte. Le aziende del territorio non solo potranno inserire il loro brand all'interno delle pillole web che circoleranno nei prossimi giorni, facendo una donazione direttamente sul conto corrente bancario segnato dalla Regione Campania con la causale Covid-19 Tumitubi donazione. Tutte le info e dettagli sui canali social Tumitubi e Villa per Bene. Non vi faccio più uscire neanche a livello metaforico, non vi faccio più uscire dagli schemi, non vi faccio più uscire dal seminato. Io se mi fate incazzare non vi faccio uscire manca a pariente.
Ed anche oggi, come dicevamo, ascolteremo i vostri racconti, come si trascorrono queste ore di restrizione a casa, ovviamente una restrizione utile per poter restringere il contenimento del virus da Covid-19. L'invito è sempre lo stesso, restate a casa e allo stesso tempo, visto che siete a casa, raccontateci che cosa fate con i vostri video inviati ovviamente alla nostra redazione. Vediamo oggi, scopriamo in questo blog di interviste, chi resta a casa cosa fa. Sì, bisogna restare assolutamente a casa, non solo per salvaguardare se stessi, ma per salvaguardare anche gli altri. Io in questo momento sto tornando dalla spesa, dove facevo da 3 giorni, sigarette, quindi torniamo su fra poco. Col passo della giornata le passo in maniera tranquilla, diciamo, spesso sul computer. Sto vedendo un po' di articoli stesse notte, di conseguenza cercherò di postare un po' di video anni 90, inizi 2000, così la gente semmai si vede, passa un po' di tempo, videochiamate col mondo intero, perché poi così vedi anche persone che non sentivi da tempo, un po' di interazione con le persone, e giocate in abbordato online la sera, e niente, cioè bisogna reinventarsi un po' in questo periodo, tanto comunque alla fine tutto passa, ci auguriamo che tutto questo passi in una maniera meno peggiore possibile al più presto. Alla fine bisogna soltanto essere obbligati a questa quarantena e vivere nel modo meno peggiore possibile. Io sono Sassia Salvatore Senatore, guardate che sto facendo la pasta di sale. Esatto, e invece lui è Stefano e sta facendo anche lui la pasta di sale. Noi così occupiamo il tempo in questi giorni di coronavirus, perché dice che dobbiamo dedicare del tempo alla famiglia, alle pulizie straordinarie, e quindi insomma chi più di loro mi può aiutare in questa grande opera. E una cosa da dire ce l'ho, una frase mia ricorrente è che torneremo a bere. Aiutami! Sì, aspetta. Torneremo a bere quando andrà tutto bene. Mamma, ultima mamma. Postilla. Io esco il cane, non si può sentire. Baci. Che dire? Stiamo attraversando un momento davvero critico che senza ombra di dubbio riguarda ognuno di noi da vicino. Ormai si è perso il conto dei giorni, in attesa che passino in fretta. E purtroppo si è perso il conto delle vittime e dei contagi. Dobbiamo restare a casa affinché questo incubo duri il meno possibile. Abbiamo troppe cose da fare, non ce lo possiamo permettere. Nel frattempo ci dedichiamo allo smart working, tra teleconferenze, aggiornamenti continui e programmazioni future. Sì, abbiamo un futuro che ci aspetta. E approfittando del tempo libero ci dedichiamo a qualche lezione di fitness online, senza dimenticare le video lezioni dei ragazzi da seguire, con tutto il resto. Teniamo duro. Presto ci rivedremo, non molliamo. Le giornate scorrono lente, però io cerco sempre di mantenermi impegnata. La mattina prendo un po' di sole, cucino, mi diverto a fare qualche dolce. Il pomeriggio faccio un po' di attività fisica, qualche lezione online di yoga o di fitness, magari le scale, quelle nel mio condominio. Insomma, mi mantengo impegnata, guardo qualche film su Netflix, però il pensiero più grande è per mia nonna, perché comunque vivo con una persona di 94 anni che ha bisogno di una continua assistenza e purtroppo in questo periodo ha anche l'influenza e quindi problemi respiratori, e il mio pensiero più grande va a lei, e cercherò di uscire il meno possibile, se non per cause e motivi strettamente necessari, perché lei purtroppo ha bisogno di, devo tutelare lei ha bisogno di assistenza e soprattutto devo preservare lei da questo periodo. Ciao, io sono Mina. Ciao, io sono Gianluca. Noi restiamo a casa e ci riprendiamo un po' del nostro tempo. Abbiamo scoperto tutte le nostre vecchie passioni, come leggere un bel libro, dipingere, cucinare, suonare, non farsi la barba. E la cosa più bella è che stiamo più tempo insieme tutti quanti con i nostri figli. Ci ritroviamo a giocare insieme, a cucinare, a vedere una serie TV, un bel film. E quello che volevamo dire a tutti è di restare a casa ed andrà tutto bene.
E ne aggiungiamo responsabilità per la vita, questo è l'appello che ancora una volta lanciamo da TV Oggi, attendiamo ancora ovviamente i vostri messaggi, voi ci aspettate ancora per qualche minuto perché diamo spazio alla regia per la pubblicità, a tra poco. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Il ministro dello sport Spadafora ha dato un'indicazione di massima fissando nel prossimo 3 maggio la data della possibile ripartenza. Si ripartirebbe in tutti gli sport a porte chiuse. In Serie A c'è stata una spaccatura che dopo le prime schermaglie vedrebbe Claudio Lotito solo contro tutti per la data di ripresa degli allenamenti. L'orientamento prevalente anche in Serie B è di restare fermi fino al prossimo 3 aprile. Sentiamo. Il ministro dello sport Spadafora ha dato un'indicazione di massima fissando nel 3 maggio la data della possibile ripartenza. Si ripartirebbe in tutti gli sport a porte chiuse, ma sarebbe già un segnale di speranza sulla strada di un ritorno alla normalità, che è l'obiettivo e l'auspicio di tutti, ma che in questo momento è impossibile stabilire quando potrà materializzarsi. Prima di autorizzare la ripresa dei campionati, c'è da trovare l'intesa sulla ripresa degli allenamenti. In Serie A c'è stata una spaccatura che, dopo le prime schermaglie, vedrebbe Claudio Lotito solo contro tutti. Il patron della Lazio sarebbe stato abbandonato anche da De Laurentiis, che in un primo tempo si era schierato per la ripresa degli allenamenti prima della fine di marzo. Lotito spinge per il 23 marzo, data che i medici sconsigliano senza mezzi termini. Il patron biancoceleste vorrebbe dotare Formello di termoscanner e di tutto ciò che serve per far lavorare in sicurezza la squadra. Tuttavia i medici sono irremovibili e lo hanno più volte dichiarato, tanto che la posizione di Lotito è destinata a non trovare altre sponde o altri sostenitori, e dunque sembra quasi scontato che la Serie A si ritroverà per gli allenamenti non prima del 4 aprile. Va considerato infatti che ci sono squadre in quarantena e che molti club di massima serie appartengono ad aree geografiche particolarmente colpite dal Covid-19. La Serie B non ha ancora preso una posizione ufficiale, ma pare scontato che la linea destinata a prevalere sia quella dettata dai medici, ed è difficile pensare che quelli delle squadre cadette abbiano idee tanto differenti dai colleghi della massima serie. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di capire se la progressione del contagio darà una tregua, ma è chiaro che non bisognerà abbassare la guardia nei prossimi giorni. Evitare ancora contatti tra gli atleti sarà fondamentale per poter creare le condizioni per una ripartenza che si spera possa avvenire quando in tutto il paese i rischi saranno stati ridotti al minimo e si potrà scorgere la luce in fondo al tunnel. Debellare l'epidemia sarà il gol più bello che sia mai stato segnato. E come sempre in chiusura delle nostre edizioni del telegiornale rinnoviamo l'appello che in questi giorni anche tantissimi sportivi stanno lanciando da più parti. Restare a casa il più possibile sarà la mossa vincente nella lotta al coronavirus, mai come in questo caso restando tutti in campo e svolgendo ognuno il proprio ruolo si potrà centrare il gol e combattere definitivamente questo momento di emergenza, poi tutti fuori casa, non dal campo. Ovviamente vi ringrazio ancora per l'attenzione che ci avete dedicato, continuate a restare a casa, a seguirci, continueremo a fornirvi ulteriori aggiornamenti. Arrivederci.
programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.